Martedì 18 di ottobre, benvenuti. Ad un mese dall'alluvione che ha colpito la provincia di Ancona, continuano le operazioni dei vigili del fuoco per la ricerca di Brunella, ultima dei dispersi. Nella clip video, specialisti sommozzatori impegnati a scandagliare l'alveo del Nebola nella zona di Barbara e Castelleone. Sempre ad un mese dall'alluvione, sabato 15 ottobre, c'è stata una prima importante, popolare, non scontata risposta di massa. Le persone che nell'alluvione hanno perso tanto, a volte tutto, in corteo fianco a fianco con i movimenti sociali che si battono per la giustizia climatica e contro la devastazione del territorio, i movimenti contro il caro vita e il caro bollette. Perché questa differenza di trattamento quando in campagna elettorale si parlava apertamente di perequazione sanitaria? Ospedale di Senigallia, non c'è il cambiamento annunciato. Renato Mandolini, riconfermato presidente del Comitato Senigallese di Confindustria Ancona, Mauro Balducci, eletto vicepresidente, il tema dell'alluvione al centro del programma di lavoro del Comitato Territoriale. Col Diretti Marche e con la presidente Gardoni a Senigallia per l'incontro Il Territorio a Tavola. All'Istituto Panzini sono in corso gli stati generali dell'enogastronomia e del turismo. Mostra di Mario Mamè a Brugnetto, si tratta di un fotoamatore autodidatta. Tocca alle Marche il tour per i 50 anni della premiata forneria Marconi, il 20 ottobre concerto ad Ancona. Una notizia di sport, ASD Calcio A5 con Rinaldo, Serie B esordio casalingo da 0 punti. I ragazzi di Mister Tonelli si arrendono 0-1 al Bulldog Lucrezia. Al via la 35esima conferenza annuale dell'AEHT a Senigallia, l'evento di gastronomia e turismo che dal 17 al 22 ottobre ospiterà presso l'Istituto di Istruzione Superiore Alfredo Panzini le competizioni tra gli studenti delle scuole alberghiere di tutta Europa. Alla cerimonia hanno fatto seguito anche l'apertura degli eventi di Open, il Forum dell'Innovazione, della Biodiversità e della Ripartenza, gli Stati Generali del Turismo e l'importante Fiera delle Eccellenze Marchigiane. Tutta questa gente, questi ragazzi, ragazze che arrivano a livello internazionale dall'Europa, 800 ragazzi e ragazze, per farsi un'esperienza qua a Senigallia sia un momento importante di formazione, di crescita, di confronto e anche noi diciamo di turismo e di visibilità di una città e di una regione che è meravigliosa, con i suoi borghi e con tutto quello che la regione si sta impegnando anche sul mondo del turismo, dell'enoturismo, l'enogastronomia. I borghi, abbiamo delle leggi importanti che stiamo lavorando nel senso di migliorare quindi le condizioni di queste nostre comunità all'interno, ma di stare vicino quindi ai bisogni che le istituzioni locali, le associazioni ci chiedono, noi ci siamo. Oggi la nostra presenza è un motivo di orgoglio e di vicinanza a queste istituzioni. Come i ragazzi del Panzini possono sfruttare questa opportunità? Ma diciamo che i ragazzi del Panzini già con il loro istituto, che è un istituto all'avanguardia e un fiore all'occhiello per le Marche, ha la sua formazione, la sua conoscenza importante. Io credo, mettendoli in rete con altre esperienze di altri istituti a livello europeo, ci sia una maggiore crescita e quindi questa crescita li porta a migliorarsi, a conoscersi meglio ed avere una visione di quello che è non solo la città di Senigallia, la regione, ma tutta l'Europa. Quindi ritengo un'iniziativa importantissima anche dal punto di vista della crescita e della formazione del ragazzo e dei ragazzi. Ma è sicuramente un momento di grande speranza e di gioia, perché effettivamente pensare dopo un mese dall'evento, al tragico evento appunto dell'alluvione, vedere che la città intanto è ritornata alla normalità, ma soprattutto vedere tanti giovani dà una grande speranza per il futuro. Senigallia praticamente si sta rialzando, si è già rialzata e questo è un esempio estremamente importante. Era importante trovarsi qui oggi, era importante che l'evento si tenesse. E devo dire che grazie al preside e soprattutto grazie a tutto il corpo docente, soprattutto agli insegnanti e agli studenti, questa speranza che fino a qualche giorno fa ci sembrava quasi una chimera è diventata una realtà. Quello dell'accoglienza è un tema estremamente importante e dell'interscambio. Nessuno di noi è autonomo a se stesso, nessuno di noi è in grado di poter agire autonomamente e l'interscambio serve sempre per crescere in qualunque esperienza e quindi questo credo che sia un'esperienza estremamente importante. Poi la competizione non deve essere evidentemente l'aspetto primario, ma deve essere un momento di grande insegnamento e di crescita per tutti. Devi
Devi fare un regalo ad un amante della fotografia? Vieni a trovarci da Zona Immagine a Senigallia in via Piave 25. Abbiamo un vasto assortimento di nuovo e usato fotografico garantito. Troverai sicuramente il regalo giusto. Inoltre, Leonardo e Simone sapranno consigliarti al meglio. Ci trovi anche su zonaimmagine.it. Sai, quando c'è il sole è fantastico, ma è quando viene giù che diamo il meglio. Abbiamo il coraggio di guardare lontano, negli affetti come nel lavoro. Abbiamo le nostre abitudini, ci piacciono le stesse cose. E con la forza dei nostri soci, viviamo lo stesso territorio da sempre, per creare opportunità e affiancarti nei tuoi sogni e nelle scelte di vita. Ti aspettiamo in BCC, ci riconosceremo al volo. Le nostre rubriche, una foto al giorno, lo scatto di oggi è di Simone Andreoli dal titolo A due passi dal tesoro. Votate le foto sulla nostra pagina Facebook, alle foto con più like 25 stampe 13x18 e un ingrandimento 20x30 offerti da Zona Immagine di Senigallia. Un'occhiata adesso alle previsioni del tempo di mercoledì 19 di ottobre sulle Marche. Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge, la temperatura massima sarà di 21 gradi, la minima di 15, i venti saranno moderati, il mare poco mosso. La farmacia di turno nella notte tra martedì 18 e mercoledì 19 di ottobre è la farmacia Landi Parere di Via Copernico a Senigallia. Grazie per averci seguito, a domani. L'app Senigallia Notizie è ora disponibile per iPhone e dispositivi Android. I nostri giornalisti avranno cura di inviarvi le notifiche delle notizie più rilevanti. Con la nuova app di Senigallia Notizie, gli avvenimenti, i fatti e il telegiornale di Senigallia sono a portata di mano.